Grazie, volevo darvi una brutta notizia. Bruttissima, noi non esistiamo. Noi siamo dei fantasmi eteri che vagano nell'aria, perché se non c'è la Padania, come dice Fini, non ci sono neanche i padani. Peccato, mi piacerebbe sapere chi è che gli mette i soldi nella busta paga a fine mese, signor Fini. Perché se non ci fosse, se non ci fosse la Padania, mi sa che nel centro e nel sud, altro che buchi nella cintura, dovrebbero mettersi le bratelle, perché non mancherebbe anche la cintura, e ne abbiamo anche piene le scatole di farlo, e di venire insultati al punto di sentirci dire che non esiste la terra su cui siamo nati e cresciuti, e che noi non esistiamo, e no, ne è detta una di troppo. Noi siamo buoni e bravi, e sembra incredibile che nel mese di luglio-agosto io e Roberto Cota abbiamo dovuto addirittura fare i pompieri, abbiamo cercato di fare, mettere insieme tante teste che litigavano, l'abbiamo fatto con convinzione, e non è chi parla di elezioni che vuole il male del governo, non è chi dice la fiducia non è una cosa che si dà alla cieca. Quelli che parlano di questo vogliono bene al governo, vogliono bene alle riforme e cercano di realizzarle. Perché una schifezza come quello che ho visto in questo ultimo mese di politica, ragazzi miei, io non l'avevo mai vista. Ora sono qui in giornale, io sono un ragazzo fatto alla vecchia, ero convinto che la Escort fosse un vecchio modello della Ford, invece ho scoperto che sono quelle che frequentano certi palazzi. Un giorno Cocchino contro Berlusconi, il giorno dopo Berlusconi contro Fini, i nostri due giornali che sparavano nella schiena a tutti, è una cosa vergognosa, perché non possono essere due giornali a dettare la linea di governo. Ha avuto la notizia, a me degli appartamenti, dei garage, delle cucine, non me ne frega un cazzo, niente! Perché se andiamo a negoziare al federalismo e le altre riforme degli appartamenti o le cucine della Scavolini, ragazzi miei, e anche in strada non facciamo mica tanta. Però io fino allora ho creduto, fino a Mirabello, che fosse possibile ricomporre tutte queste cose. A Mirabello mi spiace, ma il discorso che ha fatto Fini è stato un discorso di leader, un discorso elettorale, ma di opposizione, non di governo. Tralascio quello che ha detto del PDL, che non esiste più, tralascio gli insulti su di loro. Io ho voluto guardare quello che riguarda noi. Il governo è sotto scacco della Lega. Avrebbe dovuto dire la Lega è quella che lavora di più in questo governo, che è una cosa diversa. Però se la Lega è stanca, allora si lascia sempre andare avanti a lavorare. La Padania non esiste, ma il federalismo sì, però dobbiamo trattarlo. Però non va bene che il costo standard dell'Emilia-Romagna sia uguale a quello della Calabria. Il principio base del federalismo è che se questa sbarra qua costa 10 euro, deve valere 10 euro a Modena e 10 euro a Reggio Calabria. E se Reggio Calabria, lo pagano 15, la sbarra gliela leghiamo dietro la schiena per farli crescere un pochino più dritti, che ne hanno bisogno. Il federalismo sì, però dobbiamo andare a parlarlo con Baldassarri, che guarda caso rappresenta l'ago della bilancia in commissione. Il federalismo o è una cosa giusta o è sbagliata, e non è coi ricatti che può passare o non passare, perché paradossalmente oggi abbiamo tra i sostenitori più forti del federalismo il governatore della Calabria, il sindaco di Roma. Allora non avevamo sbagliato così tanto nel dire che era la soluzione sia per il nord che per il sud del paese. Ancora oggi ci dicono sì, ma però. Quante volte dobbiamo pagare per questo? Però tutte le volte basta. E le province, non va bene neanche le province, la Lega le ha mantenute,
Vadano a pensare alle province di 25.000 abitanti e iniziano a vedere queste che la chiamano provincia grande per le dimensioni e per quello che c'è sul territorio. Iniziamo a far sparire quella da 25.000, poi quando arriveremo a quello di mezzo milione o un milione ne riparliamo. La difesa che abbiamo fatto delle municipalizzate, peccato che non si è accorto che intanto abbiamo fatto un decreto, l'ha fatto un finiano, il ministro Ronchi, sulla liberalizzazione delle municipalizzate, ma noi l'abbiamo fatto a una condizione, che quelle cose lì devono rimanere del territorio e chi quel territorio lo abita, perché non si può far fare la fine all'acqua, alla luce, al gas, che ha fatto fare i supermercati dove trovi solo l'insalata francese e basta, quelle cose lì devono rimanere nostre, liberalizziamo la proprietà, deve rimanere nostra. Non va più bene neanche la legge elettorale, e sì che mi hanno fatto lavorare tanto a suo tempo, perché noi la legge elettorale non l'avremmo mai cambiata. Il ricatto venne fatto da Casini, che disse: se volete che votiamo la modifica costituzionale, vogliamo una legge proporzionale. Ricatto di Casini. Chi ha voluto che non ci fossero le preferenze, dove c'era anche la Russa che voleva invece le preferenze, ha un nome e un cognome: Gianfranco Fini. Punto! Poi quello che ci ho messo di mio è il premierato di maggioranza, perché chi vince un'elezione facendo l'accordo prima, stabilendo i programmi prima, deve poter governare il paese. Bisognerebbe stare un pochino più attenti quando vai al voto, tra le varie alleanze, di non aver dentro qualche cornuto o traditore che poi se ne va. Quello dobbiamo fare. Quando sento i giornalisti: ma date la fiducia, non date la fiducia, come tutte le volte cercano di mettere dentro un cuneo tra Bossi e Berlusconi, state bene tranquilli che Bossi e Berlusconi sanno bene dove devono andare. E Bossi dice giustamente: chi ci ha dato il voto sulle riforme, si è sempre comportato lealmente, è stato Berlusconi. Dagli altri abbiamo sempre avuto solo delle coltellate nella schiena, e quindi noi siamo fedeli a quelli che hanno manifestato lealtà nei nostri confronti. Ma quando vediamo che magari qualche consigliere che intorno lo induce a strade e strategie un po' vaghe, un po' dubbiose, arriva Bossi a fargli vedere la strada dritta. E quando noi diciamo, l'altro giorno ha detto: daremo la fiducia alla verifica, e ha detto: ma vedremo, è stato il miglior modo per farli andare di colpo, perché hanno il terrore delle elezioni, e di tutti di colpo, come si è parlato delle elezioni, spuntavano i funghetti nel Parlamento: io voto anch'io, e sono arrivati a dire che addirittura la maggioranza si allarga. Quindi la paura non fa 90, ai famosi 320 di cui c'è bisogno in Parlamento. Questo intanto si è già portato a casa. Abbiamo assecondato la richiesta di Berlusconi di poter andare a fare la verifica in Parlamento, ma si è là con carta e penna a vedere chi vota, e non è solo una questione di numeri, ma anche di qualità del voto. Perché io di voti che compaiono il 30 di ottobre, di settembre, e il 1 di ottobre spariscono, sono voti un pochino mosci. E anche un'altra cosa, visto che tutti i giornali costituzionalisti hanno avuto anche qualcosa da dire sul fatto che Bossi e Berlusconi vogliono andare al Quirinale a parlare con Napolitano, fanno benissimo andarci. Ci hanno detto che non c'è nella Costituzione il fatto che il Presidente della Repubblica possa chiedere le dimissioni del Presidente della Camera. È verissimo, nessuno le chiede. Ma bisogna anche valutare, e questo è un compito del Presidente, perché l'articolo 88 della Costituzione c'è scritto che il Presidente, sentiti i Presidenti delle Camere, può scioglierle, ma può sciogliere anche una sola di queste. E se una Camera non funziona,
la legittimità per dire a casa c'era solo il Presidente della Repubblica, e se va avanti a casa una Camera, va a casa anche il suo Presidente. Ma non le questioni di numeri di maggioranza, per questioni di funzionalità della Camera. Io sono al Senato, quindi queste cose me le riferisco, però l'ufficio di Presidenza, che stabilisce il calendario dei lavori, quando sono tutti d'accordo, allora non si cambia nulla. Quando c'è un dissenso, decide il Presidente per tutti. Ma viva Dio, è possibile che tutte le volte decida prendendo la posizione delle opposizioni e non di quelle di maggioranza? Io sono preoccupato del fatto che dichiarino inammissibili, che è completamente contro ogni regolamento, emendamenti del governo su cui viene richiesta la fiducia che non siano stati votati in commissione. Allora vuol dire togliere il diritto a chiedere la fiducia e quindi poter governare. Alla fine del mese dovranno essere riassegnati in commissione, visto che sono nati dei nuovi gruppi parlamentari, i membri anche del nuovo gruppo del FLIC. C'era il FLIC, quello per le mosche. Quindi se decide di metterne due o tre per commissioni, è una sua discrezionalità. In base a quella distribuzione dei due o dei tre, la maggioranza in certe commissioni può esserlo o non può esserlo. E dai conti che ho fatto io, adesso se si allargano e arrivano tanti uomini di buona volontà non capiterà, ma se dovessero essere cose così, 9 commissioni su 14 potrebbero passare dall'altra parte e il 5 di ottobre vanno a eleggere i presidenti di quelle commissioni e potremmo trovarci presidenti o di opposizione o del FLIT. Quindi io credo che questo sia un motivo di preoccupazione, perché il conflitto di interessi è assolutamente evidente e forse è bene che Napolitano sappia che cosa andremo a fare e che cosa si sta verificando. Di solito uno si astiene, si toglie dall'agone in caso di un'istituzione. Noi vogliamo verificare che questa distribuzione avvenga non per costituire nuove maggioranze, ma nel rispetto di quello che siamo andati a votare 2 anni fa, perché la gente ha scelto quello. Punto, tutto il resto ne avanza. E se qualcuno pensa di voler fare il furbo, che si erano inventati i governini tecnici, quelli che dovevano comunque andare avanti, allora quello che diceva Mario prima, io sono sicuro che se dovessero ribaltare quello che era il risultato elettorale, il Nord se ne va. Punto.